Patrick Super Cars. Allora raga, buongiorno, buon pomeriggio da Dubai, bentornati sul canale. Allora, oggi vi porto qua. Il bello è sotto, ragazzi. Amici, sotto al Burj Khalifa, parcheggio, e che parcheggio! Questo è il Dubai Mall, uno dei centri commerciali più grandi. Questo è il parcheggio sotto. Qui passano le auto più prestigiose al mondo. Patrick è presente, come sempre, e ve le fa vedere, le vediamo insieme, ok? È il parcheggio del Dubai Mall, ragazzi, ok? È tutto in presa diretta, eh? E intanto arriva una Urus Mansory, ti senti male, raga, bellissima. Andiamo a sentire il sound. Bellissima, bellissima, ragazzi. Il parcheggio al Dubai Mall. No, non ho più parole, ragazzi. Non ho più parole per descrivere. Ragazzi, Brabus su Porsche. Io non l'ho mai vista. È spaventosa. È spaventosa. Non lo posso descrivere. La sensazione non ve la trasmetto. È spaventosa, ragazzi. Brabus su Porsche. Mi spiegate per favore che cosa sta succedendo? Spaventosa, ragazzi, è spaventosa. Particolari di carbonio ovunque. Guardate il cerchio, raga. Spaventosa. 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 Spaventosa, amici miei, spaventosa, prima volta che la vedo in vita mia. Questo è il parcheggio qua al Dubai Mall, sotto al Burj Khalifa, ragazzi. Bentley ovunque, è surreale, come diciamo su altri video. Ferrari, Porsche, tutti i marchi migliori al mondo di prestigio sulle auto sono qua, ragazzi. E le versioni più limitate possibili, Mansory, Rocket, Brabus, Keivani, ragazzi, mi sento male. Io non voglio essere ripetitivo, però certe volte proprio mi viene proprio d'impatto, di spontaneo, ragazzi, questa frase. Mi sento male. È un continuo qua a Dubai, ragazzi, guardate. Ferrari Roma, Lamborghini Urus, e qui è un continuo. L'azione è surreale, lo sapete perché? Perché praticamente sembra impossibile. Quando io racconto o guardo nei video, mi dicono: ma ti sei inventato qualcosa? No, regà, è un traffico di lusso, è un traffico di lusso. Una Rolls Royce entra, una Rolls Royce esce, una Lamborghini entra, una Havana, Ferrari passa, è un continuo così, regà. Scusate, sono emozionato, non riesco neanche a parlare. Cioè, Porsche Brabus, mai visto in vita mia, eppure io anni e anni sulle auto. Chiedo scusa per il linguaggio che mi impappino certe volte, non è da me, io scrivo anche canzoni, canto, però sono emozionato, raga, sono turbato, raga. Guardate, Bentley, Rolls, è un continuo. Questo è Dubai, ragazzi, è un lusso estremo, ma in una maniera che non è normale, non è normale, per noi italiani non è normale, ragazzi, guardate. Un'altra sta lì e un'altra sta qui, ragazzi. Questi video, non perché li faccio io, ma meritano di andare, di far vedere al mondo com'è Dubai, che comunque sia, ne parlano in tanti, e guardate, guardate, ma
Penso che sulle auto specificatamente Patrick e V si soffermano. Per tutti i ragazzi che hanno una passione, hanno quel cuore per queste cose qua, io ci sono, ragazzi, eccolo qua. Le Rolls-Royce, penso che Rolls-Royce a Dubai ha venduto più qui che in tutto il mondo, perché non si spiega. Ragazzi, la Taycan Turbo S è elettrica, però questa versione Mansory anche la Taycan, ragazzi, ok? Così, che dite, piace? E dai su, guardate che roba, c'è sta di tutto, versione Mansory, anche le macchine elettriche. Carbonio ovunque, cioè, quando c'è scritto Mansory dovete sapere che il carbonio è padrone di casa. Guardate, guardate, raga. Voi si chiedono che cos'è Mansory, ve lo dice Patrick, ok? Io sono innamorato di Mansory. Mansory è un'azienda tedesca specializzata in elaborazioni di auto di lusso e SUV, raga, ok? Nata nell'89 in Germania, a Monaco di Baviera. E alle mie spalle, ora vi faccio vedere questa Rolls Mansory nei dettagli, perché Mansory, la cosa che è che fa da protagonista a Mansory è il carbonio, il tanto carbonio che mettono nelle loro elaborazioni. E non solo, dai, regalamo. Al mondo, vedete, il marchio Mansory è una garanzia nel lusso, nel pregio, nell'esclusività, vedete ragazzi, rifiniture particolari, vedete? E io sono innamorato, raga, sono innamorato. Naturalmente in Italia è difficilissimo vederle, anzi, penso è improponibile. Io le ho viste in America, in Giappone, in Russia, sta passando una STO tanto per, e soprattutto a Dubai. A Dubai se ne vedono parecchi, raga, guardate, vedi, è tutto intagliato su ogni pezzo, la scritta Mansory, ragazzi, vedete? Ecco qua, carbonio ovunque, vedete? Ecco qua. Poi ne parleremo in un video più dettagliato, va bene, ragazzi? STO, anche le Lamborghini STO ce ne sono abbastanza. Questa, la colorazione è grigia e blu, molto molto bella. Bentley 5 porte. È Dubai, raga, this is Dubai. È un mondo a sé, è un mondo a sé che non tutti capiscono e niente. Guardate, guardate. Sentiamo il V10. Bellissima. E qua lasci la macchina e loro la parcheggiano. Avete capito? Vedi? Fashion Avenue, Dubai Mall. Parcheggio, entri tranquillamente e lasci la bestiaccia qua. Guardate, ragazzi, a proposito, parlavamo prima di Mansory, un'altra versione di Rolls-Royce. Ragazzi, guardate, naturalmente sozza tranquillamente, l'auto da tutti i giorni a Dubai, senza problemi proprio, e qui è così. Guardate, guardate, vedete le venature di carbonio. È un altro mondo, raga. Cioè, praticamente tra questa, la Rolls e la Taycan siamo, penso, sui milioni di euro. Qui è così. Guardate, raga, guardate. Versione Mansory. Classe G anche, è una macchina molto. Poi vi faccio vedere quella là da vicino, che è una versione limitata pure quella. La classe G, dovete sapere che a Dubai è la macchina di tutti i giorni, praticamente ce ne sono miliardi. La G-Class a Dubai è la macchina del popolo, ragazzi. A Mansory, ragazzi, ci sta Brabus, che qua a Dubai va molto di moda, soprattutto sulle classe G, sulla G-Class. Ne abbiamo davanti una. Brabus è un marchio con una nomea di alto livello. Vi faccio vedere questa G-Class Brabus, il prezzo lo andate a vedere su internet, io non ve lo dico, ma costano un boato, come si dice a Roma, un boato, e ce ne sono tantissime a Dubai, con versioni limitate su limitate su limitate, ragazzi, ok? Qui siamo al Dubai Mall, a Dubai, zona downtown, Burj Khalifa,
Ragazzi, guardate che robetta. Il carbonio, anche Brabus come Mansory, le Rolls continuano a passare, non manca mai. Il carbonio è il protagonista di queste vetture esclusive. È passata ora una Rolls Royce e subito dopo un'altra. Come vi dicevo, Dubai è così, ragazzi. Una va e una viene, è così. Questa è un'altra versione particolare, guardate, attenzione. È una C-Class Rocket 900 Brabus, Rocket Edition, ok? Versioni limitate che solo a Dubai e in pochi altri posti del mondo potete trovare. Questa è Dubai, raga. Passiamo a quest'altra bestia, Made in Italy, però bianca opaca, targata Kuwait. E là un'altra Rolls celeste, il paradiso delle Rolls Royce. Dubai è il paradiso delle Rolls Royce. Guardate, una dietro un'altra, guardate. Guardate, incredibile, incredibile, raga. Quando fanno il trend a Bibi, canto Dubai, c'hanno proprio ragione. E che vuoi fare? C'è niente da fare. Eccola un'altra Rolls, eccolo. Tutto in presa diretta da Dubai, ragazzi, guardate. Guardate che bella. Guardate. Vi porto dentro al Dubai Mall, eh. Guardate. Centro commerciale bellissimo, maestoso, immenso, raga, guardate che bello qua lo spettacolo. Vedete che qua Dubai lo spettacolo non sono le auto, con tutto che sono appassionato, sono malato, ma non sono le auto lo spettacolo, ragazzi. Qui lo spettacolo è il contesto, raga, capite? Così, guardate, siamo stanchi morti, amici miei, ma vale la pena. Io sono al notturno di mia, a Roma non dormo mai, figuratevi a Dubai, qua è sprecato per me. Guardate che roba, raga. Commerciale. Sbam. È enorme. Mastodontico. Guardate che bello. Patrick Supercars.